Bene, mentre il collega Brugnarotto si allontana, leggo l'ordine del giorno che reca il seguito della discussione della relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere. Ricordo che nella seduta del 29 febbraio si è conclusa la discussione e è stata presentata la risoluzione Bindifava, Duva, Carfagna e Garavini. La numero 6211, sulla quale il rappresentante del governo, intervenendo in sede di replica, ha espresso parere favorevole. Avverto che tale risoluzione è stata sottoscritta anche dalla deputata Prestigiacomo. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Giovanni Mottola. Prego. Presidente, onorevoli colleghi, credo sia doveroso in primo luogo ringraziare i colleghi della Commissione Antimafia, ed in particolare quelli dell'Ottavo Comitato Mafia, Giornalisti e Metodo dell'Informazione, per il pregevole lavoro che hanno svolto e per averlo condiviso con tutta l'Aula. Leggere la relazione, frutto delle 34 audizioni effettuate da oltre 4.000 pagine di documenti acquisiti, ci ha dato la possibilità di avere un quadro chiaro e purtroppo disarmante della condizione in cui tanti giornalisti sono costretti ad operare. Come sappiamo, alcuni giornalisti hanno pagato con la vita il proprio impegno per raccontare la verità. Sono ben 9 negli ultimi 40 anni, di cui addirittura 8 nella sola Sicilia. Quello che emerge dai dati, ovvero che non c'è neppure una regione italiana, tranne forse la Valle d'Aosta, che negli ultimi anni non abbia registrato casi di violenza e intimidazione verso giornalisti, dà un quadro forse ancora più allarmante della situazione generale. Il fenomeno non è circoscritto, come si poteva pensare, ad alcune regioni della penisola, ma diffuso, seppur con gradazioni certamente diverse, su tutto il territorio nazionale. Ma c'è un altro fenomeno, non certamente di stampo mafioso, ma altrettanto preoccupante, che negli ultimi anni sta prendendo sempre più campo: le azioni illegali con richiesta di risarcimento danni, da centinaia di migliaia di euro fino addirittura a centinaia di milioni, richieste esorbitanti che spesso, va detto, finiscono nel nulla per la lucidità dei magistrati, ma che però hanno l'effetto di funzionare come vere e proprie intimidazioni verso un'intera categoria di lavoratori. L'articolo 21 della Costituzione recita: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Dobbiamo tutelare quello che è imprescindibile caposaldo della nostra carta fondamentale, ma per farlo non possiamo esimerci dal tutelare chi è chiamato a lavorare in campo giornalistico. Concludendo, non possiamo che esprimere solidarietà a tutti i colleghi giornalisti che quotidianamente sono costretti a convivere con minacce e intimidazioni, e a loro va tutta la nostra vicinanza. Al governo va l'invito a farsi carico della questione, come richiesto anche dalle risoluzioni che ci accingiamo a votare. Grazie. Grazie collega Mottola. Adesso il collega Attaguile, prego. Signor Presidente, colleghi, il tema che qui stiamo affrontando è delicato e complesso, come chiaramente riporta. Mi scuso perché Prego, non si preoccupi. sono appena arrivato. Non c'è problema. Riporta la stessa relazione su cui quest'Aula è chiamata ad esprimere il proprio voto. In questi anni, ai danni di diversi giornalisti, sono pervenute minacce, avvertimenti e anche dei veri e propri attentati. Per la precisione, dal 2006 al 31 ottobre 2014, sono stati 2.060 avvertimenti, con un costante incremento che ha registrato il suo picco nei primi 10 mesi del 2014.